Oggi ho preparato per voi una ricetta molto utile durante le feste natalizie, ma non solo. E si tratta del panettone gastronomico, una preparazione di pane tipo tramezzino che però ha la forma di un panettone, che può essere quindi farcita in maniera salata con tutto quello che più vi piace. Vi faccio vedere nel video tutta la ricetta completa e i suggerimenti necessari per realizzarla al meglio. Per preparare il panettone gastronomico, la prima cosa che vado a fare è impastare una sorta di lievitino con questi tre semplici ingredienti che sono 135 g di latte, 15 g di lievito di birra e 200 g di farina Manitoba. Metto tutti e tre gli ingredienti nel boccale e vado a dare le impostazioni al robot. Le impostazioni sono velocità 2, 37 gradi, 1 minuto e do il via. Questo è l'impasto, trascorso il tempo, adesso lo lascio così nel boccale e attendo circa un'ora e mezza per la prima lievitazione. L'ora e mezza è trascorsa, questo è il lievitino, guardate come è aumentato di volume. Adesso procedo a mettere gli altri ingredienti che saranno questa volta 70 g di burro, 300 g di farina sempre Manitoba, due tuorli, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale e 350 g di acqua. Metto tutti gli ingredienti insieme nel boccale. Tutti gli ingredienti sono dentro, adesso vado ad impostare il robot, mettendo la funzione impastare automatica da 1 minuto e 30 la porto a 2 minuti. Quindi impastare, aumento il tempo a 2 minuti e do il via. Trascorso il tempo, ecco l'impasto. Nel frattempo ho infarinato un piano da lavoro in legno, vado a trasferire l'impasto su questo piano aiutandomi con un po' di farina perché risulta abbastanza appiccicoso. Eccolo, lo lavoro ancora un po' con la farina fin quando non avrà raggiunto una buona consistenza. L'impasto ha raggiunto una consistenza che mi soddisfa. Adesso vado a metterlo all'interno di una ciotola che ho ricoperto con carta forno e ho spolverato con molta farina. Ecco qui, adesso chiudo la ciotola e lascio lievitare per circa 3 ore. Ci vediamo dopo. Il tempo è trascorso, vediamo la lievitazione del nostro impasto. Guardate, molto molto lievitato. Adesso lo vado a rovesciare sul piano da lavoro che ho infarinato. Togliamo la farina in eccesso e poi procediamo a fare delle pieghe, come si fa con il pane. Quindi così, così sigilliamo. Adesso mettete l'impasto all'interno di uno stampo da 750 grammi, uno stampo da panettone. Questo è il nostro stampo, adagiamo all'interno l'impasto e lo lasciamo lievitare finché non raggiunge il bordo. Il panettone gastronomico ha lievitato fino al bordo, l'ha anche un po' superato. Adesso vado ad infornarlo a 180 gradi in modalità statica con forno preriscaldato. Lo terrò in forno circa 30 minuti o comunque mi accorgerò che è pronto quando la superficie superiore sarà ben dorata. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere appena lo sforno. Il nostro panettone è uscito dal forno, adesso lo devo far freddare. Per farlo al meglio lo devo infilzare con diciamo degli spiedi o dei ferri da calza, io userò dei ferri da calza, alla base della preparazione, poi metterlo a raffreddare sospeso. Maniera, scottano molto questi ferri.
lo giriamo testa sotto e lo andiamo a posizionare così, a freddare. Una volta che sarà freddato, procederemo a tagliarlo a fette in più strati. Le fette dovranno essere alte circa 3 o 4 centimetri e poi possiamo procedere a farcirlo come più ci piace, con tutta la vostra fantasia. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al canale In Cucina con Messier. Inoltre potete iscrivervi anche al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e se realizzate questa ricetta facci vedere qual è il risultato finale. E in più potete anche seguirmi sul sito www.messierricette.it e buon panettone gastronomico per tutti!